Ciao a tutti dalla Corbar Car. Oggi parliamo di un prodotto, di un marchio storico in Italia e in Europa, di un prodotto che già il nome è sinonimo di qualità, design ed eleganza. Leica. Iniziamo con una carrellata dei vari veicoli stagione già 2021 che ci sono arrivati in esposizione, soffermandoci in particolare sui semi-integrali. Ed eccolo. Leica Ecovip L3019 modello 2021. Questo veicolo è un'autentica bomba, scusate l'espressione, ma lo vedete da soli. Pacchetto design silver, caratterizzato tra le altre cose dalla cabina di guida con vernice metallizzata argento, fari anteriori con luci diurne a LED, calandra nero lucido, oltre che ovviamente volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, cerchi in lega su ruote da 16 e tanto altro ancora. È un veicolo da 6 metri e 99 di lunghezza, ideale per 4 persone, essendo dotato tra l'altro anche di letto basculante. Il garage è molto molto grande, ha una portata di ben 250 kg e potete vedere che qua all'interno abbiamo anche il comando elettrico per lo svuotamento del serbatoio. Come potete vedere, l'interno del garage non solo è molto grande ed è ovviamente riscaldato direttamente dall'aria calda, ma è anche perfettamente organizzato. Infatti troviamo tantissimi spazi, gavoni e sportelli che possono essere utilizzati per gestire al meglio tutte le cose che si vogliono caricare dentro il veicolo. Abbiamo anche alcune zone e alcuni vani tecnici come questo, dove poter intervenire in maniera ottimale, in questo caso sul vaso d'espansione e sulla pompa dell'acqua. Continuando la carrellata esterna di questo veicolo, dalla parte del guidatore troviamo due sportelli. Questo è del vano portabombole. E questo è uno sportello che permette di accedere direttamente al doppio pavimento del camper, perché sì, da quest'anno gli Ecovip sono dotati tutti di doppio pavimento, sia tecnico che di carico, accessibili sia dall'esterno, come si vede, che anche dall'interno tramite delle botole che dopo andremo a vedere. Tutto questo garantisce ovviamente un'ottimale coibentazione del veicolo anche in condizioni estreme. E adesso venite con me all'interno del veicolo. Guardate che spettacolo. Bene, Alessandro. Abbiamo un impianto illuminotecnico spettacolare, le luci anche dimmerabili per aumentare l'intensità. Tutta la zona anteriore della dinette con il tavolo che può essere spostato in qualunque direzione e anche fatto ruotare su se stesso per consentire ad esempio un passaggio più comodo dalla cabina di guida. Sull'anteriore guardate che finiture, tutto il rivestimento in ecopelle sulla parte anteriore, si intravede da qui quello che poi vedremo meglio dietro, soffitto rivestito e imbottito per migliorare sia la coibentazione che anche l'insonorizzazione del veicolo. Qua abbiamo il letto basculante, tutti i pensili laccati lucidi con la maniglia sotto in alluminio per ottimizzare la durata del tempo. E poi la zona cucina, guardate che bella, guardate che ampia. Due lavelli, entrambi con il loro coperchio che nella parte posteriore fa anche da tagliere. Un primo lavello qua davanti e un secondo un po' più grande. Guardate la parete, rivestita in maniera tale che sia più facile poterla pulire e anche che consenta di avere la parete del veicolo protetta quando ad esempio si cucina, si lavora qua nella zona della cucina. Tantissimo spazio, guardate qua, c'è l'imbarazzo della scelta. Cassetti in questa zona e anche qui davanti. In questo veicolo lo spazio è veramente tantissimo. Ecco qua un dettaglio di cui vi parlavo prima. Guardate il pavimento.
le botole per accedere direttamente al doppio pavimento. Ecco qua. Qui abbiamo tantissimo spazio, la profondità sarà più di 30 cm e guardate la coibentazione del pavimento, altissima densità e il sottostrato rivestito in vetro resina per garantire sempre comunque la durabilità nel tempo e la qualità costruttiva. Il posteriore del veicolo, anche qui estremamente luminoso. Guardate quante luci, tutti i pensili in alto per sfruttare al massimo tutti gli spazi esistenti e due letti veramente enormi. Lo spazio fra i due letti, abbiamo integrato questi due gradini che funzionano sia in quanto gradini che anche per poter caricare tutto lo spazio sotto con dei cassettoni. Lo spazio sotto i letti, dicevamo, quante volte nei letti gemelli si vede che bisogna andare a incastrarsi sotto per tirar fuori le cose? Qua invece no, guardate che comodità. Cassettone estraibile che ha tutto subito pronto per essere preso. Un altro cassetto in questa zona, molto molto ampio. E invece se si vogliono appendere dei vestiti un pochettino, no? Più grandi, abbiamo qua sotto un'altra armadia ancora con l'asta porta vestiti, tutto ovviamente illuminato, eh? Quello che vi dicevo prima, guardate qua, qua si vede meglio, tutto il soffitto imbottito e rivestito. È un veicolo eccezionale, non c'è poco da dire. La zona bagno, questa porta ha ovviamente la funzione di porta del bagno più anche porta divisoria degli ambienti, nel caso in cui magari o ci si vuole cambiare dietro, se hanno magari degli ospiti nella parte anteriore, questa porta funziona anche come divisorio. I vari appendini per gli asciugamani e guardate che bello il bagno, molto molto bello, tutti i mobiletti con gli specchi, il lavandino e il piatto doccia con l'asse in legno per andare a rivestirlo, a renderlo molto molto più bello oltre che sicuro da utilizzare. Spostando la parete, tutta la zona della roccia, notare la presenza dell'oblò e dell'appendino, no? Se si devono appendere delle cose che ne sono da tasciare d'inverno per appendere la giacca a vento ad esempio, no? E farla asciugare. In bagno abbiamo anche la finestra, quindi finestra oblò con l'appendino di cui vi parlavo prima. Mettiamo le giacche a vento ad asciugare e non si bagna da nessuna parte. Sopra la porta d'ingresso, come era tradizione, troviamo il pannello che controlla tutte le funzioni principali del veicolo, col quale può tenere sotto controllo i livelli delle batterie, dei serbatoi e quant'altro. Comunque molto intuitivo e anche pratico come utilizzo. Di fianco abbiamo il pannello ICP Plus per la stufa, dove poter comandare il funzionamento sia del riscaldamento che dell'acqua calda. Stufa che di serie è già la combi da 6.000 calorie su questo veicolo. Non dimentichiamoci poi del letto basculante, che è sempre qua. Un bel letto matrimoniale che consente di avere 4 posti letto sempre pronti su questo veicolo. Elettrico ovviamente, come la tradizione sui camper Laika. Questo per oggi è tutto. Se il video vi piace, mettete il pollice in su e iscrivetevi al nostro canale. Grazie e buona giornata.